Orlando Amodeo, non solo ovviamente a Crotone in forma, sappiamo troppo, anzi, non tanto, troppo. E da un po', diciamo, dovrebbe essere anche a riposo, nel senso che dovrebbe avere anche un ruolo da pensionato, che, da cui voglio partire, perché sì. Sul concetto di identità. Qualche volta l'abbiamo anche ricordato in altre interviste, tu hai questa radice di papà agricoltore, di mamma contadina, cioè stiamo parlando proprio delle radici, no? Ecco, dietro la colatura di sarta, quanta identità c'è? Ah, c'è tutto, perché io continuo a fare quello che ho visto fare a mia nonna e a mia mamma, con lo stesso modo, con lo stesso metodo. Aggiungo qualcosa di più scientifico per motivi tecnici, pratici, perché di chimica ne capisco qualcosa, sono un medico, quindi ho aggiunto alla tradizione un po' di tecnologia, però per il resto è identico. Aspetta che a proposito di Angeli Custodi, citiamo subito San Giovanni. Perché tu c'hai Giovanni, poi io sì, la parte tecnica poi la fa lui, io propongo quello che voglio, perché sennò qua. Però difatti noi da sempre, come identità paesana, le nostre conserve vengono fatte sempre, sì, supermercato, cioè, mi interessa fino a un certo punto, non amo le mele lucide celate, diamo le mele col buchino. I miei cachi che avete visto non hanno mai avuto un trattamento. Io siamo andati a raccogliere i funghi l'altra settimana, abbiamo fatto le conserve. Subito. Quando arrivano le sarde buone, noi le compriamo, le mettiamo sotto sale, facciamo tutto il procedimento, ma all'antica, nel senso che da quando le compriamo, quando le mangiamo, passa un anno, ma sono cose che poi durano 4 anni. Colonnello barra generale, no? Quanto per esempio abbiamo noi in queste tradizioni che proviene dall'Africa, dal Marocco, non solo in termini di spezie, ma in termini proprio di conoscenza, per esempio proprio la salatura, no? Certo. Cioè, vogliamo ricordare quanto abbiamo imparato noi da quei popoli che... Noi abbiamo avuto due fortune, intanto tanta gente è passata da questa parte e chi passa, chi transita, lascia sempre qualcosa, specialmente a livello culturale e scientifico. Non dimentichiamoci peraltro che noi eravamo un territorio fortunato, perché noi avevamo le più grandi miniere di sale e una volta non c'erano i frigoriferi, una volta c'erano due cose, il sale e l'aceto. E col sale e l'aceto si conservava tutto, oppure si seccavano. Seccare, cioè quindi qualunque prodotto che è disidratato, si conserva sempre. Quando non si poteva fare questo, si usava il sale o si usava l'aceto. E la gente poteva mangiare sempre tutto durante tutto il periodo dell'anno. Però, a differenza di oggi, io ogni tanto mi pregio di mangiarmi un prodotto che io dico, ah, che buono, che mangiavo da bambino. Quanti si permettono di avere questo? Pochi.
molti pensano, ma quanto tempo ci vuole? Non ci vuole niente, ci vuole un po' di pazienza. La sera, invece di guardarsi 4 ore di televisione, uno se ne va da 2, 3, ma mezz'ora, un'ora la dedica a queste cose. Sto facendo le olive adesso, basta la mezz'ora il primo giorno e 5 minuti i 5 giorni successivi. E poi ci sono delle olive buonissime. Questo è il modo, di, secondo me, di vivere delle persone, perché le multinazionali, la globalizzazione, ormai abbiamo imparato che dobbiamo andare al supermercato o al centro commerciale e comprare porcherie, tra l'altro. E dico porcherie perché, visto che peraltro ho una specializzazione in igiene e medicina preventiva e so come vengono preparati i prodotti, fondamentalmente tutto viene preparato con la chimica, non c'è la nostra salsiccia di una volta dove c'era soltanto sale e affumicatura. Adesso nella carne c'è di tutto. Quando io adesso mangio una sarda, pesa al largo e mangia, è sarda con un po' di sale, ovviamente cerco di dissalarlo un poco, ma è quello. Oggi il pesce che mangiamo, da dove viene? Il grosso da allevamenti. Quei pesci da allevamento hanno all'interno di tutto e di più, perché oltre al discorso che chi alleva pesci non ne può fare morire, quindi mangime antibiotici. E quindi noi mangiamo fondamentalmente porcherie che paghiamo profumatamente a caro prezzo. Quanto questo linguaggio di integrazione imparato sulla terra da te, Giovanni, imparato nella pratica, ti ha permesso di interloquire con tutta queste genti che tu hai conosciuto poi invece grazie agli sbarchi, io dico grazie agli sbarchi prima, e adesso poi entriamo anche in qualcos'altro, ma quanto proprio questo meccanismo, perché poi tu con le lingue, diciamo, cioè hai tante, diciamo, qualità, ma non è che sei un poliglotta, giusto? Come riuscivi a interloquire, a parte anche il supporto di tanti interpreti, che ha anche un ruolo importantissimo? Ma non è nemmeno così. Dal 93 al 2004 io non avevo interpreti. Io ho detto una battuta tanto tempo fa, nel 2018 a Cuneo, io parlo oltre 200 lingue. E questi mi hanno visto, dice, miseria. Io no, io parlo italiano e il mio dialetto. Capisco un po' di francese, un po' di spagnolo e so 4-5 parole curde, 4-5 parole arabe, basta, insomma tutto lì. E un po' 3 parole di inglese, nient'altro. Però due persone che si incontrano di qualunque posto del mondo sono, basta che si guardino in faccia, l'espressione della faccia, l'espressione mimica, l'espressione delle mani che noi abbiamo, noi possiamo parlare senza dire una parola. Quando io in un convegno dissi che non è vero che quello che è importante è la parola come primo atto interumano, mi hanno guardato un po' strano, poi mi hanno creduto. La prima cosa sono gli occhi, il volto e l'espressione. Poi da medico io non avevo bisogno che mi parlassero tanto, perché la semeiotica, che è quell'arte dei segni e i sintomi medici, in medicina dovrebbe essere, adesso è in disuso perché con la nuova tecnologia fai lastre, fai questo, ma prima non c'erano queste cose, quindi il medico doveva guardare, toccare, ascoltare. Se uno ha un dolore e tu tocchi un punto, quello grida, se tocchi un altro punto e non grida, tu capisci, quindi bastano le mani, basta il tatto, sono dei sensi che noi abbiamo perso, però stando a contatto con gente che viene da tutto il mondo, e non potendo parlare, tra virgolette, o meglio comprendere la lingua, si può comprendere con gli occhi, col tatto e con le espressioni. E in questo modo si parla con tutti. Nel mondo di oggi, soprattutto pre, durante e post-Covid, ancora sul post potremmo dire tanto, è capitata questa estate, diciamo, la lasciata di Kabul, chiamiamola così, no? Questa novità assoluta dettata, non c'entriamo Orlando da cosa e da quando, no? Però che ha determinato immediatamente per
altre genti, altri popoli, altre famiglie dei problemi in corso di burocrazia positiva, no? Una di queste è questa famiglia che è riuscita a intercettare, diciamo, la tua, le tue caratteristiche, diciamole così, che hanno determinato immediatamente cosa? Un papà, no? Che ha una moglie e cinque figli parcheggiati in sicurezza da qualche parte, per, e che con l'avvento dei talebani cosa succede, Orlando? Ah, succede banalmente che questi non possono più partire e la famiglia è una famiglia ricercata, perché il papà di questo signore e lo zio erano anti-talebani, hanno fatto la guerra ai talebani e sono morti per mano dei talebani. Papà e nonno, pure, fra l'altro mi dicevi, cioè anche il papà di questo papà. Sì, di sì, famiglia. Sì. Il nonno è morto e lo zio e il fratello sono morti perché erano in guerra con i talebani. Ma questi sono bambini. Ora, io non voglio fare politica, ma che c'entrano una bambina di 2 anni, una bambina di 12 anni, di bambini con le guerre che si fanno i grandi? Non c'entrano niente. Difatti questi bambini erano ricercati. Ed erano ricercati casa a casa, come tantissime altre famiglie, perché per vendetta. Per vendetta, perché appartenevano a figli di genitori che erano non d'accordo con i talebani. Diciamolo, proprio diventano trofei in queste fasi post-belliche. Cioè, non è una vendetta solo, una vendetta sociale. Ma non solo, ma trovarli diventava. Trovarli e possibilmente ammazzarli, o trovarli e la dodicenne possibilmente darla in pasto ai talebani, era una dimostrazione di forza, di potenza. E poi immagino cosa avessero fatto alla moglie, perché lì purtroppo non c'è un grosso rispetto verso le donne, e quindi io mi sono trovato nella condizione da persona normale a pensare a 5 bambini e una donna e un uomo disperato che non sapeva che fare. Vogliamo raccontare un portateli a casa di Orlando, no? Cioè, perché il bello brutto, no? Anche di un racconto antropologico dei nostri tempi è dove li portiamo, portateli a casa vostra, portateli a casa, ecco, portiamoli a casa di Orlando. Hai tentato delle verifiche anche di solidarietà, diciamo, non social, e cosa succede, cosa accade? Allora, intanto per tenere in vita questa famiglia era difficile, perché non avendo più nessuno che l'aiutasse, non avevano nemmeno da mangiare, tra l'altro, non avevano nulla assolutamente, e quindi si nascondevano nei palazzi diroccati, abbandonati, e bevendo l'acqua piovana, l'acqua di stagno, non c'erano niente. Per me sono persone, sono esseri umani. Io ho il difetto, grandissimo pregio, che mi mettono dalla parte dell'altro. Ma io in quelle condizioni vorrei che qualcuno mi aiutasse? La risposta è sì. E quindi ho pensato che bisogna aiutarli, bisogna vedere come fare. Non volendo fare le cose da solo, perché poi uno dice ah, lui fa sempre le cose da solo, ho chiesto anche una solidarietà, ho fatto anche, detto una raccolta fondi, perché? Perché diciamolo, raccontiamolo, perché poi trovarsi in queste situazioni per il papà significa avere poche alternative, o andare a vedere qual è il mercato nero che ti può dare delle soddisfazioni, giusto? Perché infatti lui arriva in Germania, sì, addirittura, sì, qui da Crotone, per cercare di interloquire con quei corridoi umanitari del cavolo, no? Che sostituiscono i corridoi umanitari che non ci sono mai stati e continuano a non esserci realmente. O sbaglio, o sono esagerato io, Orlando? Una via di mezzo. Allora, lui era nelle condizioni di era disposto addirittura ad andare in Afghanistan a farsi ammazzare
perché questo gli vuoi stare bene, tu torna, ti prendiamo te e liberiamo la famiglia. Allora, intanto talebani non devono trovare la famiglia e quindi bisognava fare questo. E B gli ho detto, se tu vai lì, tu verrai ucciso, ma poi i tuoi figli non avranno nessuno, anzi, probabilmente diventeranno mercanzia. Quindi tu da qui non te ne puoi andare, perché poi un papà fa di tutto per i figli. Piccolo problema, a Kabul in quel periodo nessuno voleva aiutarlo e quindi lui doveva cercare vie intermedie perché qualcuno lo aiutasse, ma questi volevano soldi, ovviamente, e lui non ha soldi. Io, ripeto, ho cercato di fare una raccolta fondi perché volevo che tanta gente intervenisse, perché non fosse una cosa mia, privata, fosse di tutti, fosse... Non è andata a buon fine, tranne una ragazza che mi ha mandato 30 euro, va bene, però gli euro da raccogliere erano tanti. Io ho una famiglia favolosa, ci sono fatti due conti, con 10.000 euro diventiamo più ricchi o più poveri? Io mi risulta 10.000 euro, però non mi cambiavano la vita. E quindi lui cercava soldi, a un certo punto gli ho detto guarda, mandami il tuo IBAN e ti faccio un bonifico. E così ho fatto, appunto. Questo racconto è fatto esclusivamente per comprendere come ognuno di noi può fare veramente qualcosa e farsi corridoio umanitario. Certo. Vero? Certo. Io nella motivazione ho scritto motivi umanitari. Perché era un motivo umanitario? Perché questi soldi servivano soprattutto a fare in modo che questi qualcuno li mettesse al sicuro, gli procurasse dei vestiti, gli procurasse da mangiare, gli procurasse dell'acqua, banalmente questo, e soprattutto li tenesse in vita e soprattutto li facesse andare via dall'Afghanistan. Tant'è che queste persone, che io non so chi siano assolutamente, non ne ho più assoluto, perché questa è la sua di papà, hanno preso questa famiglia da Kabul a Kandahar, da Kandahar a 14 km dal Pakistan, quindi erano lì. E noi ci scambiavamo messaggi WhatsApp notturni per capire a che punto fossero, dove fossero, in che condizioni fossero. E ovviamente erano in condizioni disperate perché nessuno lo dice, però se me lo dicono loro, quelli che sono sul posto, è da chiederci. In pratica, se gli afghani vanno in Pakistan, gli stessi talebani hanno un premio se ne ammazzano, perché non possono uscire, quindi hanno, addirittura vengono pagati per ammazzare la gente che va in Pakistan. Però l'opzione era quella, non ce n'era altra. Io ho pensato, guarda, intanto li facciamo arrivare in Pakistan, fai tu quello che devi fare, io ti do un aiuto economico, li facciamo arrivare nella capitale, poi lì in qualche modo andremo al Ministero degli Esteri, facciamo qualcosa, insomma, voglio dire, si farà in modo che poi con un corridoio corretto, diciamo, possono venire in Italia. Arrivati in confine con l'Afghanistan, due erano le opzioni. L'opzione era quella di andare appunto nella capitale per fare poi il resto. Io poi ho appreso veramente di cuore che c'è gente che in silenzio fa tante cose. Sono riuscito a contattare italiani, quindi noi ci trattiamo sempre male, però invece c'è qualche italiano, non qualche, tantissimi, che in silenzio fanno cose enormi. Di fatto hanno appreso che io mi stavo occupando di questo, hanno appreso che stavo pagando per questo, hanno appreso che sono venuto, di fatti. Prima avevamo un pochettino perché c'era WhatsApp, io se a me mi arriva un numero pakistano non mi fido, insomma, poi mi informo e ci siamo scambiati le referenze, insomma. Difatti capisco che questa persona è una persona che è dello Stato italiano e quindi lui si fida di me, io mi fido di lui. E in questo mondo, e specialmente in quelle condizioni, è difficile da fidarsi, però c'erano le condizioni per poterlo fare. Difatti prendo, o meglio dico a questo signore di far tornare la sua famiglia a Kabul, quindi altri 587 km tra montagne,
e riesco tramite queste persone a farla andare in un albergo e in un modo quasi miracoloso a farli imbarcare su un aereo per Doha, per il Qatar. E dopo 2 giorni succede questo. Arrivato a Doha, chiaramente mi sento più tranquillo perché è un paese arabo, un paese terzo, non è più Afghanistan. Secondo passaggio, queste persone sì, però non tutti sono Orlando Modena, non tutti cacciano soldi. C'era bisogno di un'altra cosa, dei biglietti aerei. Beh, lì non ci ho pensato 30 secondi. Internet, prenotazione, Doha, Istanbul, Istanbul, Roma. La cosa più bella, e c'era Lello in persona, quando mi ha chiamato, mentre prima mi diceva aiuto, aiuto, mi ha chiamato e ha detto: dottor, dottor, i miei figli sono con me. Ciao Miriam! Ciao Miriam! Fammi vedere Aisha! Ciao Miriam! Ciao! Dove è Aisha? Ciao amore! Questo è il senso della vita, basta. All'arrivo, all'abbraccio del papà, c'è un commento di una figlia che mi hai raccontato che... E ti ha raccontato, e ti hanno raccontato. No, questo è prima, perché a un certo punto questi bambini che non avevano niente, questi signori hanno cominciato a portargli da mangiare, gli hanno portato i vestiti, gli hanno... E il papà fu commovente perché due cose mi ha detto. La prima cosa, perché lui non aveva soldi, la prima cosa è dove arrivassero questi... No, c'è un signore che mi sta aiutando e... sta dando una mano, e la prima cosa che gli ha detto i figli: ma quando sai lo incontreremo, cosa gli dobbiamo dire, come chiamarlo, zio, nonno, papà? Lui vuole essere chiamato Orlando normalmente, però. E la bambina invece, dopo 2 giorni che era vestita, finalmente aveva bevuto acqua pulita e aveva mangiato, ha detto alla mamma di dire al papà che per la prima, e questo mi ha molto commosso in effetti perché io non sono questo, ha detto una cosa bellissima: mamma, oggi ho appreso che gli angeli esistono. Ma io non sono un angelo, io sono una persona normale. Cioè, secondo me il comportamento umano dovrebbe essere in supporto e aiuto verso gli altri. Tutti siamo angeli se vogliamo. Quindi questa frase della bambina mi ha fatto stare bene, ma senti con questo comportamento. Non ci sarebbe bisogno di angeli. E i commenti invece del Giovanni, del San Giovanni di prima, tuo fratello, tuo figlio, i tuoi figli, tua moglie, la tua compagna? Da noi quando si mangiava in 4 e arrivavano persone, si mangiava in 8, si mangiava in 10, si mangiava in 15, lì non c'erano gli inviti, chi aveva da mangiare aveva da mangiare. E è successa la stessa cosa, non è cambiato niente. Quando ho detto però devo spendere dei soldi, loro mi hanno risposto: con questo, senza questi, non diventiamo né più ricchi né più poveri. Quindi non è cambiato niente. La tavola era per 4, adesso la tavola è per 10. Punto. Mangiando le stesse cose. Con la colatura di sarda che va bene poi per qualsiasi per primo qualsiasi, piatto. No? Assolutamente. Perché si prende quel cucchiaino e si mette nell'acqua che bolle. Ci mettiamo dentro il tipo di pasta che siamo riusciti qualunque a fare, cosa, qualunque pasta. E il sapore com'è? Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Ma e poi il sapore che ha dato risposta: i miei figli stanno mangiando la vecchia colatura. Adesso si fanno gli inviti, prima non si facevano gli inviti, prima chi passava e c'era un tavolo apparecchiato, si mangiava, appunto. Si mangiava tutti. La ruga, la zona, era un centro di aiuto. Quando una mamma andava a lavorare in campagna, le altre mamme ti facevano da mamma e così si ripetevano le cose. Ora purtroppo il mondo è un po' cambiato, però se ognuno di noi pensasse
perché i bambini sono i figli di tutti. Tante porcherie non succederebbero. E soprattutto, se ora va di moda parlare, va di moda tra virgolette, parlare di femminicidi, ma se tutti pensassimo che le donne sono nostre sorelle o nostre figlie, questa porcheria finirebbe subito. Solo che non pensiamo mai che siamo noi. Io una volta ho detto una frase che mi sembrava forte, invece non è così, perché spero che sia per tutti così. Pensare una cosa banale: gli altri sono io, non gli altri siamo noi, no, sono io, perché io e diventiamo noi.